Buongiorno a tutti, sono Marco Marazzini. Volevo spiegarvi come nasce l'idea del trofeo del Galletto. Vista la crescita negli ultimi anni del mini rugby in tutta Italia e comunque anche nella nostra zona qui a Parabiago, e vista la possibilità a livello di struttura che abbiamo, perché comunque, come potete vedere, si presta anche a una situazione del genere, ci siamo prefissati di far crescere un torneo di mini rugby a un certo livello, prendendo come obiettivo magari i tornei maggiori che ci sono già in Italia. Il trofeo del Galletto è iniziato quasi per scherzo, però adesso la terza edizione coinvolge un altissimo numero di bimbi, perché di solito si sviluppa in due giorni. Il sabato facciamo il torneo per l'Under 12 e la domenica è quello dedicato ai bimbi di 6, 8 e 10 anni, l'Under 6, l'Under 8 e l'Under 10. In questi ultimi anni sta crescendo parecchio, siamo arrivati a una presenza di tipo quest'anno di quasi 1300 bambini nei due giorni, per cui è una cosa che piace, vediamo che le società che si avvicinano alla nostra struttura sono contente e ogni anno si iscrivono il prima possibile per poter partecipare alla nostra manifestazione. A noi piace organizzare questo per i bambini, ma anche per le famiglie. Infatti, oltre al rugby, praticamente cerchiamo di coinvolgere le persone, magari con dei concerti di musica dal vivo, con i gonfiabili, c'è un'area gonfiabili per i bimbi gratuita, per cui anche i fratellini che non giocano, le sorelline sono coinvolte. C'è una sezione dedicata al Rugby Tots, che è un progetto che stiamo seguendo da qualche anno, per i bimbi dai 2 e 3 anni e 4 e 5 anni, è un progetto di psicomotricità sempre legato al rugby. E quest'anno per iniziare abbiamo fatto anche una sorta di open day della nostra zona per il mini rugby per i bimbi sotto i 6 anni. E a oggi c'erano una cinquantina di iscritti, per cui è una cosa che funziona. Ovviamente il tempo ci ha dato una mano anche in questi due giorni, che è fondamentale, per cui è una cosa che sta crescendo e cerchiamo di portarla avanti il meglio possibile. Questo trofeo del Galletto è nato anche come segno di riconoscimento alla memoria di mio papà, che era Luciano Marazzini, che è stato presidente e giocatore per da sempre praticamente in questa società. I primi anni facevamo una partita secca in memoria sua, con magari delle selezioni o delle squadre straniere. Negli anni abbiamo deciso di dedicare alla figura di mio papà quello che secondo noi è più rappresentativo in questo momento per il rugby, per cui i bambini. È la massima espressione secondo me del rugby che si può dedicare a una persona che ha vissuto la sua vita quasi interamente dedicata al rugby, per cui questo è un po' il messaggio che vogliamo dare anche per il trofeo del Galletto, per cui ci piace ricordarlo anche così. Quest'anno è la terza edizione del trofeo del Galletto, è una manifestazione organizzata dal Rugby Parabiago ed è una bellissima manifestazione che si svolge qua a Parabiago. Questa è la nostra città, diciamo che il Rugby Parabiago ci ha reso molto soddisfatti per i grandi risultati che la squadra sta ottenendo in Serie B, che tra poco disputerà quella che sarà per andare in Serie A. Questa edizione del Trofeo del Galletto vede la presenza di moltissimi bambini, ragazzi, e questa per la nostra città è un bellissimo momento di gioia e di felicità. Noi siamo molto contenti di questa manifestazione, è già il secondo anno che partecipiamo con tutte le categorie Under 8, 10 e 12. Sono sempre molto contento dell'organizzazione e soprattutto del centro sportivo. Molto ben organizzato il torneo. E si riesce ad accomunare sempre sia il lato sportivo che quello ludico, per cui questo è il messaggio che vogliamo che passi ai ragazzi. Importante l'attività sportiva, ma non è tutto da tenere in considerazione. L'importante è anche conoscere nuovi amici, conoscere nuove squadre, incontrarsi sul campo. Io il primo anno che alleno sono contentissimo, mi sono trovato benissimo con loro che hanno molto più esperienza di me, mi hanno fatto trovare benissimo. E per la stagione dei ragazzi, soddisfazioni, una soddisfazione dietro l'altro, perché hanno vinto un sacco di tornei, ma quello meno, più che altro imparano tutti i giorni qualcosa e noi stessi rimaniamo stupiti da come hanno
progressivamente migliorato le loro tecniche di placcaggio, di passaggio, di occupazione del campo, che è quello che gli esercizi che facciamo durante la settimana, durante le partite domenica, le mettono in campo. E noi, la nostra soddisfazione è quella, al di là dei risultati che poi assolutamente arrivano. Bene, oggi ci troviamo qua a Paravia col trofeo del Galletto, per me è la prima esperienza. Mi sono trovato e ci stiamo trovando molto bene. Paravergo sempre organizza dei tornei meravigliosi, c'è un buon livello anche, perciò i ragazzi si stanno divertendo abbastanza. Il messaggio che io voglio passare ai miei ragazzi, numero uno, sempre lavorare in squadra, due, sforzarsi, rispettare le regole e tre, come avevo detto prima, qua è uno sport di squadra, perciò prima c'è la squadra e dopo ci sono gli individui. Il messaggio che deve arrivare è sicuramente divertimento, un momento di raccoglimento, certo il rugby è importante, ma anche i vari valori, conoscersi tra ragazzi, comunque giornate, tornei lunghi consentono anche di incontrarsi, tempi morti per giocare, questo secondo me è molto importante, che la vivano bene e che conoscano altre persone, altri giocatori di altre squadre, quindi questo è molto importante secondo me. Buongiorno, sono Riccardo Rizzo del Rugby Parabiago, sono allenatore dell'Under 14 e corresponsabile del progetto scuola. Lui è Luca Fulciniti, allenatore Under 16 e Under 10, giocatore nonché allenatore della prima squadra e anche lui dà una mano nelle scuole facendo una valanga di ore. Praticamente il nostro progetto consiste nel sondare quali scuole del vicinato possano o siano intenzionate ad avere una collaborazione con noi. Abbiamo un altro progetto in collaborazione con l'associazione Ruota. La nostra società ha risposto molto bene a questa iniziativa, andando ad aiutare l'associazione, fornendogli materiale a disposizione e la location del nostro campo per allenamenti. L'anno scorso due ragazze del nostro rugby femminile hanno deciso di aderire a un progetto di volontariato in Tanzania e prima di partire ci hanno chiesto, visto che comunque sono popolazioni con veramente niente, questi bimbi non hanno niente, ci hanno chiesto, visto che giocano qua da noi, se potevamo portare delle magliette, dei palloni, qualsiasi cosa che rappresentasse la nostra società là in Tanzania. E ha avuto un successo veramente incredibile per questi bambini, perché si sono trovati soddisfattissimi e contentissimi di quello che abbiamo cercato di fare. Da lì siamo entrati in contatto con Tiziana, che è la promotrice di questo progetto che si chiama Rugby Para for Africa. Tiziana è una persona speciale, ha un'energia incredibile e ci sta cercando di trasmettere quelle emozioni che prova lei direttamente là, e noi nel nostro piccolo stiamo cercando di darle una mano con questo progetto in collaborazione e vediamo cosa riusciremo a fare nel nostro piccolo per questo grande progetto, per tutti questi bimbi che veramente non hanno la fortuna che hanno i nostri bimbi, e cerchiamo di aiutarli in qualsiasi modo, insomma. Una delle tradizioni principali di tutte le scuole di rugby è organizzare a fine stagione una festa del rugby. Anche a Parabiago non siamo da meno, è da tantissimi anni che organizziamo appunto questa festa del rugby Parabiago, che con gli anni è diventata Parabiago Rugby Sound. È ormai un vero e proprio festival musicale di tradizione lunghissima, e nel corso degli anni abbiamo avuto l'onore di ospitare tantissimi artisti nazionali e internazionali come Caparezza, i Fratellis, Bunny Wailer, Giuliano Palma, eccetera. Anche quest'anno avremo l'onore di ospitare tantissimi artisti internazionali e nazionali come Gogol Bordello, Salmo, Alborosi, Banda Bardò e tantissimi altri. Per noi il Rugby Sound è un orgoglio, perché rappresenta la festa di fine stagione ed è proprio per un'esaltazione dello spirito del rugby. Il logo, l'inno del Rugby Sound è Rugby, Music and Love, perché rappresenta appieno queste tre parole. Il rugby, perché comunque il Rugby Sound è al 100% organizzato dal Rugby Parabiago e tutti i proventi rimangono all'interno del Rugby Parabiago per finanziare il mini rugby, il Rugby Touch e anche altri progetti come i progetti Rugby for Africa, eccetera. Music, perché comunque è fondamentalmente un festival musicale, e Love, perché è il nostro amore e il nostro orgoglio.
Per tutte le informazioni sul Parabiago Rugby Sound potete trovare sul nostro sito internet www.rugbysound.it o sulla pagina Facebook Rugby Sound Festival. La pagina Facebook è la pagina dell'evento, è costantemente aggiornata su tutte le nostre iniziative, quindi se volete più informazioni andate pure sulla pagina Facebook. Vi aspettiamo a Rugby Sound.